ci ha riportato alla storia. E effettivamente, trattandosi di questione da maneggiare con molta circospezione, il tentativo che vorremmo fare in questo corso, anche negli interventi che seguono e poi nei laboratori, è di invece partire dalla storia dell'età premoderna, poi moderna, seguire nel corso del storicizzare il rapporto che nel tempo si ha riguardato questo tema così grande, la costruzione della cittadinanza, del cittadino, che poi ha visto l'intervento, come ci ricordava il professor Cajani, delle istituzioni prima nazionali, ma adesso ovviamente europee, e poi ci sono anche gli interventi delle istituzioni internazionali come l'ONU, le altre agenzie internazionali. E quindi non una panacea sociale, sicuramente siamo qui a riflettere partendo da questo dato che penso debba rimanere per tutti, che appunto l'educazione alla cittadinanza non deve essere una competenza che non può essere una competenza, ma neanche una forma di indottrinamento. Già intanto comprendere che cos'è stata la cittadinanza nella storia, e vedremo poi storicamente da più punti di vista, il diritto, l'economia, ma anche le questioni che riguardano il rapporto con i nuovi media digitale, proviamo a disegnare dei percorsi. Quindi l'ambizione non è quella di fare un corso di educazione alla cittadinanza, ovviamente, ma di riflettere criticamente su questi temi, e via via ci avvieremo, ecco, con le sperimentazioni che faremo noi e faranno anche i docenti, a vedere come è possibile una didattica che tenga conto di questi temi. La prossima relazione è del professor Francesco Violante, che è ricercatore di storia medievale, docente all'Università di Foggia, insegna storia medievale, ha collaborato a molti progetti di ricerca e si è occupato di progetti editoriali, progetti di ricerca, e sarebbe anche impossibile fare tutto l'elenco. In particolar modo ha anche curato uno degli ultimi nuovi manuali che sono usciti in Italia, dell'Aggiunti, ma col patrocinio proprio della Treccani, no? Della Treccani Scuola, ci parlerà della cittadinanza premoderna in prospettiva storica, dandoci qualche suggerimento per, ecco, trovare un punto di partenza quando si sviluppano i programmi di storia, quando si parte soprattutto dall'età medievale, per riflettere sul tema della cittadinanza storicamente. Grazie mille, grazie per l'invito. Mi scuso fino all'inizio perché non ho preparato una presentazione con le slide, ma attraverso Claudia oppure contattandomi direttamente poi magari vi fornisco qualche materiale dal quale ho attinto per preparare questa lezione, che appunto non è la mia materia di ricerca, però appunto me ne sono occupato insieme con gli altri colleghi che abbiamo scritto questo manuale, perché appunto la nostra soluzione, diciamo così, al problema dell'educazione alla cittadinanza è stata quella di produrre un fascicolo nel quale appunto si fornisce il testo della Costituzione, quello della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Carta Fondamentale dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e discutere poi alcuni temi dalla cittadinanza, la questione della nazione, dei nazionalismi, statuto, costituzione, diritti sociali e così via, appunto in una prospettiva storica, cioè partire sostanzialmente dal problema e poi dar conto di come si è prodotto l'articolo della Costituzione e degli altri documenti fondamentali. Mi scuso perché appunto anche le osservazioni che farò non hanno una pretesa di esaustività o di sistematicità, ma appunto traggono in particolare esempio dall'età medievale. Il titolo che mi era stato assegnato era ovviamente gigantesco, quindi lo rifiuto e quindi parlerò molto poco in realtà della,
della cittadinanza antica, diciamo così, greco-romana, per poi soffermarmi invece leggermente di più su quella medievale. Allora, possiamo forse partire dicendo che la cittadinanza è un concetto occidentale che deve la sua forma attuale alle rivoluzioni francese e americana, e durante queste rivoluzioni questo concetto si intreccia appunto con l'idea di appartenenza alla nazione, alla concezione dell'individuo come soggetto di diritti, così per esempio la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, del cittadino, la Costituzione del 1791, per la quale per esempio quell'individuo portatore di diritti, il cittadino appunto, era riconosciuto come componente della nazione, detentrice della sovranità, sulla base della contribuzione fiscale. Mentre invece la Costituzione successiva, quella del 1793, attribuiva la sovranità unica e indivisibile al popolo, composto dall'universalità dei suoi cittadini. La nozione di cittadinanza naturalmente ha origini nella polis, nella civitas greco-romane, che assume al suo interno, la parola stessa lo dice, anche i concetti di civiltà e urbanità, contrapposti dunque alla barbarie, al nomadismo, un concetto insomma che taglia il mondo in modo asimmetrico, dentro e fuori le mura, diciamo così, che però si applica a questa divisione anche quando questo diaframma è stato superato, cioè all'interno della città. E in questo contesto le radici, diciamo così, l'appartenenza alla città, alla civitas, conferiscono anche una superiorità morale che si traduce poi in termini sociopolitici ed economici. Quindi è un concetto abbastanza scivoloso, diciamo così, questo di cittadinanza. Allora, diciamo qualcosa sulla Grecia e su Roma. L'idea greca di cittadinanza metteva in rilievo innanzitutto l'appartenenza alla collettività e la partecipazione individuale alle cariche politiche. I cittadini erano figli di genitori, a loro volta liberi cittadini, che di solito erano possidenti e guerrieri, cui era proibito occuparsi di commercio. I cittadini potevano ricoprire cariche pubbliche e amministrare la giustizia, combinando in questo modo il ruolo sociale con obblighi e diritti. E questa dicotomia sarà uno dei fili conduttori di queste note. La base della comunità politica era data dalla partecipazione alla vita religiosa della città e la base della comunità sociale dalla struttura della famiglia. Le piccole dimensioni e l'autosufficienza delle città-stato resero relativamente praticabile questo sistema di diritti e doveri connessi al rapporto di cittadinanza, che tuttavia era caratterizzato da una grande esclusività, diciamo così, cioè vi rimaneva fuori da questo sistema un'enorme quantità di persone, stranieri, cui era vietato per prendere parte alla vita religiosa della città e diventare membri di una famiglia di cittadini, per quanto risiedessero in città e pagassero le tasse, schiavi e naturalmente donne. Questo mondo mediterraneo, diciamo così, di cittadinanze esclusive, cui appartiene anche la Roma repubblicana, si modifica con il processo di inglobamento di questa realtà in una compagine, diciamo così, tra virgolette, imperiale, cioè quando Roma, pur repubblicana, incomincia a entrare in conflitto con le comunità dell'Italia centrale, poi dell'Italia meridionale, fin quando naturalmente si arriva alla costituzione, diciamo così, dell'impero. Sul piano filosofico, il rapporto tradizionale che aveva caratterizzato la condizione individuale all'interno della società antica viene contestato sostenendo il valore dell'individuo indipendentemente dall'associazione politica di cui faceva parte. L'appartenenza ad un corpo politico come quello imperiale, romano-ellenistico, si sgancia progressivamente dalla concretezza del rapporto politico. L'ideale comune, il progetto politico e civile, appunto, cui le popolazioni dell'impero aderiscono, che viene riassunto nella figura dell'imperatore e che viene poi proposto nella Costituzione Antoniniana di Caracalla, si misura poi concretamente con il censo di appartenenza e non coincide dunque con l'effettiva partecipazione politica, che invece è saldamente in mano all'oligarchia imperiale. Riprendiamo dunque per le questioni che riguardano il Medioevo dal
appunto dal problema della continua tensione tra appartenenza ideologica, affettiva e memoriale ad un corpo politico, e appunto la sensazione di essere cittadini e che appunto, come si dice, l'aria della città renda liberi, che costituisce uno dei motori dell'esperienza comunale, per esempio, italiana. E dunque questa tensione tra appartenenza ideologica, diciamo così, partecipazione sociale, politica ed economica a questo corpo politico, appunto proverò a parlarne avendo in mente tre concetti fondamentali: l'appartenenza, la partecipazione e la soggezione. Con una breve parentesi dedicata appunto alla storia della come viene declinato questo problema nella manualistica scolastica. Cioè, noi quando parliamo di questi temi sostanzialmente abbiamo in mente un modello fondamentale, che è quello del comune, il comune dell'Italia centro-settentrionale, e tutto quello che viene detto a proposito delle questioni relative alla cittadinanza in questi secoli hanno questo contesto, diciamo così, reso in modo implicito e esplicito come riferimento. E questo però è un grosso problema per noi. Se date una scorsa alla quasi totalità dei manuali scolastici tuttora in commercio, appunto potrete rendervi facilmente conto del fatto che quando si parla di temi legati alla cittadinanza all'interno del testo dedicato al Medioevo si parla sostanzialmente di comune. E questo però appunto ci pone il grosso problema di considerare cosa accade, sostanzialmente di non capire cosa accade invece in contesti in cui che non fanno parte di questa realtà politico-istituzionale, cioè la quasi totalità dell'Europa, per non parlare di attraversare il Mediterraneo o i grandi fiumi dell'Europa orientale. Sostanzialmente perché appunto né l'Italia meridionale né la penisola iberica né la Francia, né la Germania, né l'Inghilterra e così via vivono un processo di questo genere, cioè sostanzialmente di acquisizione di autonomia da parte delle istituzioni comunali, mentre invece, cosa che è stata spesso sottaciuta o dimenticata o marginalizzata, diciamo così, nella riflessione storiografica, anche in queste realtà, quindi anche da noi, che noi in Italia meridionale che ci flagelliamo, no, per non aver avuto questi benedetti comuni e quindi ci siamo sostanzialmente condannati alla perpetua arretratezza, beh, insomma, questa situazione, questo movimento comunale europeo, come è stato detto, di questo noi facciamo parte invece. E quindi quello che andrò svolgendo adesso, quindi, si basa sul modello comunale, diciamo così. Poi cercherò di dire qualcosa anche invece sulle altre realtà, perché appunto il concetto di cittadinanza innanzitutto nella medievistica più recente innanzitutto viene declinato al plurale, cittadinanze. C'è un bel libro uscito per Viella non molto tempo fa che appunto si intitola Cittadinanze medievali. Quindi declinazione al plurale che deriva dalla considerazione della complessità appunto del concetto. Pietro Costa, una recente opera di sintesi, non più tanto recente in realtà, del 2005, una sintesi sul concetto di cittadinanza, nel quale dunque si occupa anche della cittadinanza medievale, ha spesso invitato infatti alla cautela, ricordando che la cittadinanza è, una finestra aperta sul complesso gioco del costituirsi e del trasformarsi dell'ordine sociale e che non può ambire ad essere totale e deve essere consapevole del suo carattere prospettico, parziale, obliquo. Del resto, nel mondo cittadino medievale, alla comunanza di valori, dei simboli condivisi, al senso di appartenenza e di identità complessivo, si accompagnavano rigide gerarchie socio-giuridiche. Inoltre, sottolinea Costa, non c'era un'unica cittadinanza e l'essa stessa non è uno status uniforme perché, di nuovo aperte le virgolette, i suoi contenuti sono determinati da parametri volta a volta diversi che danno luogo a complicate tipologie, dando per acquisito, tra parentesi, il dato di genere, che è una
di uomini, è anagrafico, cioè l'età per portare armi, e quindi Costa prosegue nell'elenco: cittadini originari o acquisiti, cives ex privilegio o de grazia, cittadini di antica o recente immigrazione, o ancora cittadini che abitano prevalentemente in città, o cittadini residenti per lungo tempo fuori dalle mura, fuori dalla città, e dunque dotati di minore tutela. E questi cittadini, peraltro, che hanno vissuto per un certo periodo di tempo fuori dalla città, bisogna vedere che cosa ci hanno fatto, cioè se ci sono stati mandati fuori dalla città, se sono stati banditi o se sono stati colpiti da una come dire, limitazione di ordine ecclesiastico. E questa poliedricità del concetto di cittadinanza non è solo nella riflessione ordinatrice, per dire così, dei giuristi a partire dal XII secolo, ma è anche negli statuti urbani, cioè nella prassi concreta, che operano ulteriori distinzioni in queste categorie. Ad esempio, in seguito alle rivendicazioni dei signori rispetto ai coloni inurbati, no? Come sapete, il fenomeno di inurbamento non avviene senza tensioni rispetto ai signori presso cui questi coloni lavoravano la terra e quindi ne erano affittuari. O per i conflitti di legislazione, sempre più frequenti, dipendenti dai contratti o dei matrimoni stipulati tra appartenenti a città diverse, o per eredità, coinvolgenti dei beni situati in territori giuridicamente differenziati, e pertanto con un diverso sviluppo dei diritti locali destinati a regolarli, oppure per il problema dei destinatari dell'imposizione militare e fiscale, il cui pagamento, ha sottolineato ad esempio Massimo Vallerani, non implicava automaticamente l'accesso alla partecipazione politica. E ancora possiamo citare problemi relativi alla competenza giudiziaria e ancora, forse prima di tutte, la fondamentale questione dell'eleggibilità agli uffici, alle cariche comunali, alle magistrature comunali. Ma le categorie previste dalla normativa statutaria o da singole provisioni comunali non esauriscono il problema, che è ancora più complesso, come ricorda Mario Ascheri in un articolo che potete scaricare in rete del 2011 su una rivista catalana, credo si chiami Initium, in cui appunto discute delle questioni relative alla cittadinanza all'età medievale. Quelle categorie, dice Ascheri, rispondono alle necessità prevalentemente interne della città e riflettono i suoi sviluppi sociali, i suoi problemi politici contingenti, peraltro in modo diverso, pertanto, in relazione alle diverse scansioni della storia istituzionale dei comuni dell'Italia centro-settentrionale. E dunque per la disciplina della cittadinanza è evidente che diverso è stato il tempo della contrapposizione tra milites e non nell'XI secolo. Qui apro parentesi. Anche questo discorso, diciamo, nella narrazione abbastanza diffusa, nella manualistica, è inficiato da alcune categorie estremamente resistenti, no Tony? Cioè l'origine tutta borghese del comune, e quindi il ruolo fondamentale del mercante rispetto appunto alla costituzione delle istituzioni comunali, che come è stato, come dire, ampiamente discusso ormai da decenni, in realtà non si dà se non in casi peculiari e comunque mai senza, quindi, prescindendo, diciamo così, dai nuclei di potere aristocratici che insistono su quei territori, nuclei di potere per i quali è stato proposto da Jean-Claude Merviguer il concetto di milizia, per spiegare appunto cosa sia questa aristocrazia urbana in questi secoli. Quindi questo in un primo momento, e quindi si danno alcuni criteri di cittadinanza. Diverso ancora sarà il momento tra la fine del XII e il XIII secolo in cui si assiste ai conflitti tra questa milizia di antica data, di antica istituzione, e il cosiddetto popolo, cioè sostanzialmente i non milites. E ancora sarà diverso il concetto di cittadinanza nel momento in cui il popolo si radicalizza dal punto di vista politico
emanando per esempio la legislazione antimagnatizia nella seconda metà del 200. E su questi temi poi c'è un'ulteriore complicazione relativa alla divisione tra parti, guelfe e ghibelline, tanto per capirci, che operano anche in un contesto sovracittadino, ecco, che, come ha scritto recentemente Paolo Grillo, in realtà si tratta appunto di compagini, come dire, sovraterritoriali, che funzionano più che altro, diciamo, da manifesto ideologico piuttosto che come partito vero e proprio. Altra cosa ancora fu la contrapposizione tra città dominante e centri del contado e del distretto, qua siamo ai primi del 300, più rigida, per poi proseguire nei secoli successivi, più rigida di solito negli ordinamenti rimasti, per così dire, repubblicani, tanto per capirci Firenze, e tendenzialmente meno accentuata in quelli signorili principeschi, tanto per capirci Milano, che tentarono più dei primi una legislazione per alcuni settori tendenzialmente uniforme per il territorio al di sopra dei e per i comuni che ne facevano parte. Quindi, diciamo così, lo Stato signorile viscontero è più inclusivo, diciamo così, nei confronti del contado rispetto a quello repubblicano fiorentino. Ma c'è un altro livello che deriva dal rapporto della singola città considerata sia con i poteri superiori, che sia la città dominante, appunto, o i poteri cosiddetti universali o i poteri intermedi, sia con le altre città. Questa varietà di rapporti, sia in senso verticale che orizzontale, incide sui contenuti della cittadinanza a livello della singola città. In generale, a entrambi i livelli dei rapporti esterni extraurbani, la città si presenta come un soggetto grosso modo unitario. Quindi abbiamo discusso di tutte le divisioni interne alla città, però quando lo si vede dall'esterno, la città sostanzialmente appare come un corpo politico unitario, certamente grosso modo, perché c'è il problema, come si diceva prima, degli esuli e dei banditi. La città dominante vuole far valere la sua supremazia, il re o il grande potere territoriale minaccia o pretende certe prestazioni tradizionali di cui si era persa memoria ed erano decadute con il tempo. Il Papa lancia l'interdetto per la violazione di certe libertà ecclesiastiche. La città alleata conviene certi patti di estradizione dei delinquenti o di assistenza, di reciprocità per l'amministrazione della giustizia per evitare rappresaglie o di reciproco riconoscimento dei cittadini, come nel caso della Lega Lombarda. In tutta questa varia tipologia di rapporti, il corpo dei cittadini tende ad essere considerato appunto come unitario. Tutti infatti risentono delle intese raggiunte o meno, delle conseguenze delle paci o delle guerre intraprese. Anche quando si era fuori dalla città, inoltre, non esistevano tanto le diverse categorie della cittadinanza che prima si ricordava, tanto importanti a livello interno, a fini politici e fiscali, ma c'era il cittadino milanese, il cittadino veneziano, genovese e così via, che trovandosi all'estero era considerato appunto indifferenziato e che aveva ugualmente diritto alla protezione della sua patria. A questo livello, appunto, possiamo dire che il carattere unificante della cittadinanza c'era, si è membri di quella patria singolare, appunto, come si diceva, per distinguere questa cittadinanza effettiva, diciamo così, dalla mera appartenenza alla patria comunis, identificata idealmente con Roma, di cui anche si parlava per esprimere un altro livello di appartenenza come quella al regno o all'impero, cioè concetto scalare, diciamo così. Appartenere alla comunità significa dunque talvolta, perché appunto ho citato ora le questioni relative al regno e all'impero, vuol dire appartenere alla comunità, dicevo, vuol dire anche soggezione, sudditanza, accettare logiche gerarchiche di appartenenza nelle quali compaiono civiles di diversi livelli. E qui appunto concludo richiamando questo movimento comunale europeo, che certamente, come dire, l'esperienza dei comuni dell'Italia centro-settentrionale è, come dire, un laboratorio politico-istituzionale riconosciuto,
ma non per questo quindi il resto d'Europa non vive processi che possiamo considerare sostanzialmente analoghi, quantomeno comparabili. E questo lo si vede sia nella posizione delle istituzioni urbane rispetto al contado, sia nella legislazione relativa per esempio alla servitù o ai conflitti con i poteri superiori, con i signori territoriali in particolare. Ma c'è una cosa che sostanzialmente i comuni centro-settentrionali risolvono con la pace di Costanza nel 1983 e che invece le altre comunità urbane d'Europa concetto con il quale continuano a convivere, che è quello della contrattazione. Cioè in tutta Europa, meno sostanzialmente nell'Europa, nell'Italia centro-settentrionale, con alcuni come dire, gradi di complessità, diciamo così, le comunità urbane differenziate al proprio interno devono contrattare con i poteri sovraordinati l'iniziativa politica. E dunque questo, diciamo così, esprime la differenza fondamentale rispetto all'Italia centro-settentrionale. Mentre qui nel nord, nel centro-nord, la comunità diventa un signore collettivo e quindi diventa un potere concorrente rispetto agli altri poteri signorili, cioè diventa sostanzialmente un grosso signore e come tale rivendica la piena autonomia politica, salvo magari chiedere legittimazione dall'alto a qualcosa che già funziona per conto suo. Il gioco politico europeo invece si svolge secondo regole non molto diverse da quelle proprie di un normale rapporto tra signori e comunità. Quindi la comunità urbana non diventa signore collettivo, ma diventa un corpo, diciamo così, intermedio che contratta lo spazio della propria, come dire, azione politica istituzionale con il potere sovraordinato, cioè con il sovrano. Noi appunto siamo abituati a pensare ai comuni, diciamo così, alle realtà urbane dell'Italia meridionale come sostanzialmente schiacciate una volta per tutte nelle loro pulsioni autonomistiche quando arrivano i normanni che fanno piazza pulita di queste vellità e impiantano uno Stato forte, accentrato e sulla loro scia. Federico II conferma il funzionamento di questo Stato assoluto ante litteram, no? Dai caratteri pienamente moderni. Naturalmente anche in questo caso la produzione storiografica è andata molto oltre da molti anni rispetto a questi temi e se semplicemente scorrete la storia politica, quindi la cronologia, per dire tanto per dirne una, del Regno Normanno, ci si renderà conto di come invece la dialettica tra comunità urbane e poteri signorili e regio produce un'enorme quantità di conflitti nel Regno Normanno, e la stessa cosa accade appena Federico II se ne va da qualche parte, in Italia settentrionale o quando parte per la crociata, e dunque poi quello che accade dalla metà, fine del XIII secolo, per poi arrivare fino al pieno XV secolo, è come dire un contesto in cui le varie vicende politiche del regno favoriscono invece l'acquisizione di autonomie da parte delle comunità urbane. E qui richiamo soltanto gli studi di Giovanni Vitolo, che da molto tempo insiste sulla, come dire, sulla qualità diciamo così, comunale dell'esperienza urbana anche dell'Italia meridionale, perché appunto, come dire, misurandola, diciamo così, tra le altre cose, attraverso la capacità che queste città meridionali hanno di imporre la propria giurisdizione sul contado, su alcuni punti particolarmente rilevanti, cioè la partecipazione alle imposte regie che gravano sulla città, ai dazi cittadini, alle spese per gli edifici pubblici, le strade, le opere di difesa, le cui spese vengono ripartite anche nelle comunità del contado, appunto chiamato contado tra il caso, cioè prendendo il concetto proprio dell'Italia
centro-settentrionale, applicandola anche all'Italia meridionale, oppure la giurisdizione civile e penale del capitano cittadino, che appunto è di nomina regia, l'osservanza degli statuti cittadini presentati all'autorità regia e da essa formalmente concessi, appunto quel concetto di contrattazione di cui vi dicevo prima, ma appunto la complessa dinamica interna fa sì che questi statuti, quando vengono presentati all'autorità regia, siano appunto il prodotto di una forte conflittualità interna, cioè quello che viene fuori, come dire, non è la richiesta pure semplice di un corpo politico, come dire, piatto dal punto di vista socio-politico, culturale, ma è appunto il prodotto di un conflitto. Ecco. E ancora la regolamentazione dei mercati, dei pesi, delle misure, il calendario dei lavori agricoli, insomma in tutti questi settori la città meridionale, così come la città dell'Italia centro-settentrionale, agisce. Dunque, per concludere, un concetto complesso sicuramente è l'indicazione, come dire, didattica di un discorso di questo genere, naturalmente rivolto all'attenzione alla complessità in primo luogo e al fatto che appunto il concetto di cittadinanza celi una tensione ineliminabile tra il diritto variamente riconosciuto e la concreta forza per far applicare o per godere, forza sociopolitica, economica, per godere di questo diritto. E ancora, come dire, la percezione della scalarità della cittadinanza, che appunto fa sì che l'esperienza medievale, diciamo così, venga talvolta richiamata per cercare di spiegare cosa accade a noi cittadini del XXI secolo, che siamo appunto cittadini di Bari, cittadini di una regione, cittadini di uno Stato, nazione che sta cedendo sovranità ad un organismo superiore che è appunto l'Unione Europea, e la quale Unione Europea poi si trova all'interno di altre reti, come dire, di riconoscimento di diritti. Ecco. Grazie.